Buongiorno Ricky. Buongiorno ragazzi, stiamo partendo per il Vulcanod. Ore 5 della mattina, Santa Ana, direzione Berlin. Yes. Tre ore e mezza di viaggio sono quelle che separano Santa Ana, la capitale del distretto del caffè, dal vulcano di Tecapa, sulle cui pendici si trova la centrale geotermica che ospita l'ormai celeberrimo Vulcanod del presidente Bukele. La prima mining farm del paese, dove si producono bitcoin con energia totalmente rinnovabile. Siamo stati invitati dal governo a visitare e riprendere l'intero impianto e non ci perderemmo quest'occasione per niente al mondo. Attraversiamo in automobile una bella porzione di El Salvador. Davanti ai nostri occhi scorre la vita quotidiana della gente del posto, i mercati, il traffico chiassoso, quel caos di colori e suoni che solo il Centro America sa offrire. Più ci avviciniamo alla nostra meta, più il panorama si fa selvaggio e lussureggiante. Attraversiamo catene montuose e ammiriamo vallate gigantesche. Quando il vulcano ci si para davanti, fa un certo effetto. La sua inconfondibile silhouette conica è mastodontica. Le sue pendici sono interamente coperte da una foresta verde smeraldo e anche dalla distanza si notano distintamente flebili colonne di fumo. La nostra automobile inizia ad inerpicarsi fino a raggiungere il villaggio di Berlin. Facciamo fatica all'inizio a trovare la strada che conduce alla centrale. Le vie sono tortuose, di montagna e l'intensa vegetazione non ci consente mai di scrutare l'orizzonte. Dopo parecchi tentativi, finalmente, eccola. Siamo arrivati alla centrale geotermica di Berlin, nel cuore di El Salvador. Qui dietro, alle mie spalle, con delle tecnologie innovative, si intrappola la potenza della terra sotto forma di vapore, la si trasforma in energia elettrica e grazie al mine di Bitcoin, ancora una volta, secondo le leggi della termodinamica, si prende quell'energia elettrica e la si condensa in assoluta scarsità digitale. Questo è uno dei punti più tecnologici del pianeta Terra oggi, nel 2021. Andiamo a visitarlo. Una centrale geotermica è una macchina affascinante. Anche se il vulcano di Tecapa non è più attivo, in questo luogo il magma sotterraneo è molto vicino alla crosta terrestre. Ed è questo a renderlo speciale. Sotto i nostri piedi, a 1200 metri di profondità, si trova un immenso giacimento di acqua purissima che la lava scalda fino a 330 gradi di temperatura. È in perenne ebollizione. Qui tecnici e scienziati provenienti da tutto il mondo hanno scavato 44 pozzi diversi che portano in superficie il vapore acqueo che si sviluppa nelle viscere della terra ad una pressione letteralmente disumana. Siamo fortunati a visitare l'impianto in questo momento, ci dicono. Il pozzo numero 3, uno dei più grandi, è in manutenzione. Un evento raro. Accade una volta ogni circa 3 anni. Per questo motivo il vapore viene lasciato fluire nell'atmosfera liberamente, senza venire convogliato nelle turbine della centrale. Le immagini che state vedendo non riescono a rendere l'idea. Vista dal vivo, la forza con cui il vapore esce dalle ciminiere è impressionante. È la potenza maestosa del nostro pianeta. Il rumore è assordante. È questa pressione a spingere le turbine ed è la loro rotazione a generare corrente elettrica, giorno e notte, perennemente. Il vapore percorre un dedalo di tubi lucenti degni di un film di fantascienza. Viene essiccato, l'umidità deve essere eliminata prima di mandarlo in turbina. Al termine di questo passaggio diventa pura pressione termica.
Il vapore, uscito dai generatori di corrente, viene poi inviato ad un condensatore che ne abbassa la temperatura e gli restituisce lo stato liquido. A questo punto del processo, tutta l'acqua di risulta viene inviata ai pozzi di reimmissione e ricondotta in profondità, fino alla falda sotterranea, per poter nuovamente essere scaldata dal magma in un ciclo continuo. È la perfezione dell'energia geotermica, totalmente rinnovabile. Alla sua piena efficienza, questo impianto riesce a generare 109 MW di corrente. La sua sala di controllo è il sogno di ogni nerd. Sembra la plancia dell'Enterprise. È a questo punto della visita che, svoltato un angolo, ci conducono verso un container grigio. È direttamente collegato alla centrale e alimentato da giganteschi trasformatori. È il Vulcanode. Non saremo autorizzati ad entrare nella mining farm. Gli spazi, come state per vedere, sono angusti. Avremo poco tempo per filmarla, perché la temperatura all'interno è condizionata artificialmente e le porte non possono rimanere aperte a lungo. I 300 rig non si devono surriscaldare troppo. A questi miner viene dedicato un megawatt di corrente. Funziona giorno e notte. Questa farm è l'unica del paese ed è sperimentale. Sta minando ininterrottamente da ottobre e il suo scopo principale è raccogliere dati utili a pianificare le strategie future ed i progetti di ampliamento. Ne esisteranno molti altri di Vulcanode e la loro espansione dipenderà dalle informazioni che vengono raccolte qui. Non ci rivelano quanti bitcoin siano già stati prodotti, ma ci dicono che ci sono hardware ASIC diversi, che parte dell'impianto sta minando per conto suo, mentre un'altra parte è collegata ad una mining pool. Anche questo serve a studiare le strategie migliori per gli investimenti nel settore che El Salvador farà nel futuro. È impressionante pensarci. Siamo in un paese in via di sviluppo, eppure stiamo ammirando la prima mining farm di Stato al mondo, della storia. Ha un fascino mesmerizzante, esoterico. È qui che si compie il miracolo della Proof of Work, alimentata da energia totalmente green. Siamo grati di esserci imbarcati nell'avventura che stiamo vivendo, di essere venuti fin quassù. Più passano le settimane in cui viviamo in El Salvador usando solo Bitcoin, più abbiamo la certezza di stare testimoniando qualcosa di cui si parlerà a lungo e a tutte le latitudini.